Può aprire? Grazie, cortese. No, non posso aprire lei. E che facciamo? Signora, signora ci apre? Ragazzi, noi siamo qui al Comune di Roma perché oggi è una giornata importante. Siamo per prendere visione dei contratti derivati, questi mostri stipulati dalle passate amministrazioni. Perché dopo 2 anni di battaglie e accessi agli atti siamo finalmente riusciti ad ottenere l'accesso ai contratti derivati. Di cosa si tratta? Si tratta di 9 contratti di mutuo, più che altro scommesse finanziarie, fatte all'epoca di Veltroni. All'epoca l'assessore era appunto Causi, lo stesso assessore al bilancio nonché parlamentare che abbiamo oggi, quindi contratti del valore di 6 miliardi, 9 contratti, oggi finalmente li vedremo, vedremo chi ha deciso di farli, e vedremo i contratti stessi, che cosa hanno finanziato, qual è la loro contabilità, le penali che abbiamo dovuto pagare per i 7 contratti, questo già ci risulta, che sono stati chiusi, e i 2 che ancora sono in piedi. Quindi oggi finalmente vedremo queste carte, studieremo i contratti e poi chiaramente vi diremo le anomalie che abbiamo trovato. C'è stato detto, e purtroppo lo viviamo personalmente sulla nostra pelle, che solo per quelli già chiusi, e quindi per ciò che stiamo pagando a causa di queste scelte di stipulare questi contratti, sul Comune di Roma gravano 200 milioni di euro all'anno, 400 miliardi di vecchie lire. E mentre i nostri collaboratori e i nostri attivisti stanno facendo materialmente l'accesso, quindi esaminando le carte e facendo le fotocopie, vi possiamo dire sin d'ora che noi non ci fermeremo, perché ci sono ancora 2 contratti in essere che però sono gestiti dal commissario e non dalla ragioneria, che è un mero esecutore. Quindi la nostra richiesta d'accesso rimane attiva, la reitereremo, perché non possiamo fermarci qui, altrimenti sarebbe solamente uno specchietto per l'allodole. Questa non è trasparenza. La trasparenza deve ancora arrivare. Noi a livello parlamentare ci siamo, continueremo l'azione che stiamo facendo a livello comunale con appositi atti che serviranno a mettere in luce anche la gestione commissariale, cioè quella gestione che riguarda i conti del Comune, anche i contratti derivati dal 2008 ad oggi, e che oggi ci è preclusa. Guarda caso, si nominano i commissari anche per avere forse più margini di manovra e per fare in modo che i cittadini non vadano continuamente a spulciare nelle carte. Ma noi non ci arrendiamo, siamo entrati nelle istituzioni per questo e andiamo avanti. Siamo qui, vi terremo informati.